Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi nuovo video di Resident Evil Revelations 2. Io sono G90 Gamer e riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Dunque, nel video precedente siamo arrivati qui con Barry e Natalie, mentre, se vi ricordate bene, Claire e Moira hanno attraversato la torre. Moira purtroppo è deceduta sotto dei massi di cemento, eccetera, mentre la nostra Claire si è buttata dalla torre finendo in acqua e Barry ha sognato che lei si trovava in tal caso all'ospedale e quant'altro. Dunque, vediamo un attimino se io qui ho visto il... com'è che si chiama? Dovrebbe essere o il passaporto o il tesserino di Barry, eccetera. Purtroppo non c'è modo per poterlo recuperare. Dobbiamo semplicemente vedere dove dobbiamo andare perché non abbiamo una mappa e non si vede assolutamente una ciosba di niente. Allora, vediamo un attimino. Arriviamo qui e dov'è che dobbiamo andare, tra l'altro? Mi sa proprio da qua sopra. Eh sì. Le usavano per controllare il flusso. Ah, ok, quindi sono in tal caso quelle paratie che abbiamo manomesso, tra virgolette, manomesso con Moira e anche con Claire. Ok, va benissimo, Che quindi cos'è diciamo... adesso? Quell'edificio può portarci in cima. Iniziamo ad Sì. andare di là. Perfetto, possiamo iniziare ad andare di là, però... Per poterci arrivare non so com'è che possiamo fare. Cacchio, è un non morto. Ok, benissimo, perfetto. Dobbiamo stare semplicemente attenti a vedere se magari ce ne stanno. Eccolo, un altro. Con il cappellino, scusi giovane, a chi è che ha rubato il cappellino? Ma mi scusi. Ma lo ridia indietro. Ok, bene, ottimo. Abbiamo, vediamo un pochettino, una garza. Ok, oddio! Guardate che... Mannaggia la miseria, mannaggia. E chi cacchio t'aveva vista a te qua dentro? Mi ha fatto lo scherzone. Sì, mi ha fatto lo scherzone il maledetto. Allora, vediamo un attimino se magari possiamo arrivare dall'altro lato. Com'è che faccio ad arrivare all'altro lato io? Sapete che non lo so, forse evidentemente qua sotto qua saranno tutti quanti non morti. Perché in tal caso vedo una chest su questo lato. Però com'è che la possiamo raggiungere sta chest? No, mi sa tanto che di qua non posso prenderle. Vediamo un attimino se magari riesco ad arrivare da qua sotto. Ma non si vede niente, ragazzi. Sono onesto, non si vede assolutamente niente. Eh sì, dobbiamo proseguire, andare avanti e cercare quantomeno di arrivare là sopra. Com'è che facciamo ad arrivare là sopra noi adesso? Sapete che non lo so? Dunque, allora, aspettate, mi sa tanto che possiamo andare direttamente di qua, arrivare lì e arrivare là sopra, là in cima. Scendi, Barry, vediamo un attimino com'è che possiamo comportarci questa volta. Sì, lo so che ci sono i non morti, però lasciateli perdere perché non c'ho voglia di consumare munizia dietro di loro perché sennò veramente qua. Dunque, vediamo un attimino. Munizioni, munizioni, perfetto, ottimo. E mi sa tanto che il giro è finito e mi sa proprio di sì. Dunque, vediamo un attimino, scendiamo. Oh, cavolo, mi sa che... scusi, giovane, le passo... Oddio, maronne. E che cos'è, stia buonina cuccia un attimo. Forza Moira, forza Claire, fo eh sì vabbè, forza Natalia perché qua ce ne stanno veramente un mucchio. Oddio, oddio no, anche sti cosi tifosi maledetti ci sono. Vediamo un po' se magari... Scusi, e che cos'è? Maronne santa. Allora, loro possono salire qui, quella specie di granchi, eccetera, mentre i non morti invece... Allora, aspettate, vediamo un attimino se magari possiamo combinare questa con questa. Poi, che cos'è che possiamo combinare? Non possiamo combinare più niente. Bene, 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 perfetto, ottimo.
E passa, perfetto. E olè. Almeno così diciamo che ce li siamo tolti un attimino dalle scatole. Allora, di qua non possiamo passare, però possiamo passare a quanto pare, mi sa, di qua, sì. Se solo magari sto cavolo di Barry mi accendesse una cavolo di luce, forse magari sarebbe una cosa molto più ideale. Allora, abbiamo recuperato un'altra bottiglia vuota, che possiamo fare un'altra bottiglia esplosiva, ottimo. Perfetto, allora ricaricami il mitrozzo e vediamo un attimino che cos'è che ci sta qua. Ci stai tu in compenso, scusi giovane. E che cavolo, mi avete fatto consumare munizioni, mi avete fatto consumare munizioni come se non ci fosse un domani. Allora, Natalia credo che potrebbe passare qua sotto, però secondo me ci saranno dei non morti. Eccola. Aspetta, apri, è chiusa dall'altro lato. Come cavolo fa ad essere chiusa dall'altro lato, scusa? Io ho mandato in tal caso Natalia proprio... Ah, ok, perfetto, ottimo. E allora, vediamo un attimino se magari la mia teoria... Ah, sì, ok, la mia teoria è giusta. Perché in tal caso bisogna... Ok, ottimo. Allora, vediamo un attimino se magari Natalia riesce a recuperare un mattone. Però questa qui, se lo recupera il mattone, poi dopo va a finire che lì dentro lì lo perde e non è più possibile poi recuperarlo. Com'è che possiamo fare, ragazzi? Come possiamo fare? E vabbè, dai, su, me la rischio e chi se ne frega. No, accuccia, stai buonino. Ok. Allora, aspetta, perché lo possiamo girare, raggirare intorno, ok. Recupera. Allora, aspetta, forse magari ho capito. Aspetta, perché se Barry... Ok. Bene, ottimo, perfetto. Fin qua ci siamo. Recupera le munizioni. Facciamo così, passiamo tutto quanto a Barry. Il partner non è vicino. Però così se mi avvicino no. E che cacchio, maronne santa, perché? Vabbè, dai, su, comunque sì, ci siamo dati una piccola occhiatina qui. Ora, come giusto che sia, possiamo aprire direttamente questa. No, maronne santa, ero un pochettino più a destra. Cavolo, però cercare di beccare ste cavolo di cose qua mi sembra veramente alquanto disumano. Beh, cavolo, sì, adesso. Ok, uno l'abbiamo beccato, mentre invece il secondo potrebbe essere di qua. Ok, benissimo, ottimo, l'abbiamo aperta. Ok. E allora, recupera. Custodia per... le parti, però non abbiamo ancora il banco da lavoro e non abbiamo trovato nemmeno la cartina. E questo potrebbe suscettare veramente dei big problemoni. Passa e passa, ok. La custodia delle parti invece le tengo io. Perfetto, ce ne possiamo andare via di qua perché dobbiamo arrivare lì. Da dov'è che passiamo adesso? Da dov'è che dobbiamo passare? Mi sa che dobbiamo passare di qui. Mi sa proprio di sì, ragazzi. Dobbiamo passare per forza di cose di qua, perché sennò altrimenti non riusciamo ad andare più avanti. Questo coso è enorme. È come una di quelle gru che si vedono nei porti. Sì, più o meno una roba del genere. Dunque, allora, cerchiamo di avanzare, di andare avanti e cercare quantomeno di... Ullala, aspetta. Munizioni e anche un topazio, perfetto. Sì, questo qui sarebbe l'ideale, molto nascondersi e quant'altro. Fine della corsa. Dobbiamo salire su quella gru. Mi sembra proprio di sì. È un giro bello lungo. Sì, esatto, infatti... Sì, perché in tal caso noi dobbiamo arrivare dall'altro lato della gru. Maronne. E qua, ma com'è che si fa?
Rapporto mensile sulle operazioni, mese scorso, quota raggiunta 80%, vittime da caduta 4, gli incidenti durante le ore di lavoro abbassano la produttività degli altri lavoratori e riducono la quota. Lavora in modo sicuro e cerca di non cadere. E vabbè, ma... Allora, innanzitutto vediamo prima di capire che cos'è che dobbiamo fare, perché sono onesto, non lo so. Mi sta dando una marea di munizie, però non ho capito che cos'è che dobbiamo fare. Perché ci stanno innanzitutto delle leve che noi possiamo andare a tirare. E secondo me... Ah, ok. Allora, da quello che ho capito mi sa tanto che dobbiamo fare il gioco di... restare. Ok, allora, da quello che ho capito mi sa che possiamo fare questo piccolo giochetto, poi ripassare a Barry, ritirare di nuovo la leva e passare direttamente a Moira. Sì, a Moira, scusate, a Natalia. Ok, perfetto. E ritira la leva. Aronne santissima, che cavolo di... Seguimi. Mi dispiace. Ma come mi dispiace? Ma scusami. E dai. Ok, allora andiamo a vedere anche un po' più in avanti che cos'è che dobbiamo fare. Di là non... No! Mi sono buttato così a capofitto, pensavo che saltasse il tizio. Dunque, allora rifacciamo di nuovo lo stesso identico gioco di prima. Ok, perfetto. Allora, vediamo un attimino. Noi possiamo andare anche dall'altro lato, però a quanto pare mi sa che... Ma come ti dispiace, ma scusa, Maronne santissima, ma che cavolo di partner sei? Vabbè, dai, su. È una bambina, dai. Mi segui adesso, ciccia? E dai, Vieni con me. No, mi dispiace. Ma come non mi dispiace? Ma se vabbè, compenetrati tutti guarda, e due, ma lì... siamo veramente in alto. Sì, però non ti gasare, ciccia. Non ti gasare. Vieni con me. Sono un po' preso qui. Vabbè, dai, forza. Ma perché, mo, adesso che cavolo è che succede? Ma... No, aspetta. Che cavolo è che devo fare? Che cos'è che dobbiamo fare adesso su questo lato? Non riesco a capire. Vieni con me. Sono un po' preso. Allora, aspettate, facciamo così. Forse magari... no, saltando no, però. Perché di qua ci buttiamo di sotto e... aspetta. Perché in tal caso vedo una scala là sotto. No, così non va. Però aspetta, se io magari riesco... Aspettami qui. Non posso. Vabbè, dai, su però, mannaccia la miseria. Vediamo un attimino com'è che possiamo fare perché non ho ben capito. Seguimi. Mi dispiace. Ma perché? Scusa, ma io non ho capito. Ma veramente state dicendo? Perché poi non ho capito per quale logico motivo lei non mi segue. Forse magari si sarà buggato. Ok, allora vediamo un attimino. Barry potrebbe anche aspettare un attimino lì, mentre io qui invece ho visto quella scala che potremmo... Aspetta. Ah, ok, avete capito, questo qui è... ok, quindi se io vado qui lui mi dovrebbe portare dall'altro lato, mentre invece questa qui, però aspettate, la mia teoria forse magari sarà giusta, vediamo un po'. Questo qui arriva fin qui e posso arrivare benissimamente dall'altro lato, perché se io vado qui e in tal caso Barry potrà tirare questa, però aspetta, allora lo fa arrivare, anzi la fa arrivare direttamente qui, però per farla arrivare qui dove che sono io. Ah, ok, perfetto, ottimo, adesso abbiamo capito.
Allora, dobbiamo fare... Allora, lei se ne va in tal caso dall'altro lato. Così. No, aspetta, non ho ben capito come cavolo è che devo fare, aspettate. Adesso è un pochettino un po' più complicato la situazione. Allora, la situazione si complica e questo non è una cosa da niente, ragazzi, eh. Dunque, allora, se ci stanno le pedane per poter passare da una parte all'altra, se io faccio arrivare Barry dall'altro lato, così, in questo modo, io posso... No, aspetta Barry, prima che ti butti di sotto. Posso far arrivare direttamente la pedana verso di qui, in modo che io salgo, poi Barry attiva questa e la fa passare fin qui, giusto? Dovrebbe essere esatta come cosa. Ok, va benissimo, ottimo. E fin qua ci siamo, ottimo. Ora, munizioni per la Magnum, molto molto fondamentale. Allora, numero 3, se io invece faccio arrivare Natalia da quel lato, speriamo che si fermi. Ok, si è fermato, ottimo. Io posso sparare direttamente a quello e lei recupera le munizie. E fin qua ci siamo. Ora, per poter andare avanti, per poter proseguire e andare avanti, com'è che dobbiamo fare? Allora, aspettate, fatemi vedere una cosa. Se io tiro questo, lì dovrebbe arrivare lì. Però, per poter continuare, com'è che devo continuare? Perché in tal caso non ci sta alcuna via per poter arrivare dall'altro lato, e questo lo trovo veramente molto molto stupido come congegno, ecco. No, va bene, dalla parte di... Forse magari dalla parte di sotto si potrebbe arrivare? Non lo so. Allora, aspettate, facciamo arrivare Barry su questo lato. Ok, abbiamo recuperato anche un rubino, perfetto, ottimo. Com'è che facciamo ad arrivare dall'altro lato adesso? Allora, aspettate, cerchiamo quantomeno di capire. Maronne santa, ora si sta facendo un pochettino un po' più complicato, sono onesto. Allora, facciamo ripartire di nuovo Natalie su quello. Però questo qui in tal caso me lo dovrebbe portare avanti e poi e basta. Perché in tal caso, ragazzi, non riesco a farlo andare né a destra né a sinistra. Aspetta un po'. Allora, lei arriva fin qui, si ferma e arriva fin qua davanti, è ok. Mentre invece... questa qui mi arriva di nuovo qua davanti. Allora, quindi dall'1 passa al 2. Allora, facciamo così, passiamo di nuovo qui su questo lato, mentre di qui invece la facciamo passare verso destra. E in tal caso si ferma qui, giusto? Esatto. Poi con...
quindi io la teletrasporto lì, mentre Barry invece... può farmela arrivare direttamente qui. Ah, ok, adesso ho capito, E in tal caso si sposta in avanti, mentre noi con Natalia possiamo fare invece in un'altra maniera. Da quello che ho capito, mi sa tanto che dobbiamo prendere le scale e arrivare là sotto per poter attivare l'altra piattaforma. Dunque, allora, se lei arriva fin qui... aspettate, forse magari ho anche capito il senso, il modo per poter fare questa determinata azione. Ecco qui. Aspetta, vediamo un attimino com'è che devo fare, perché noi dobbiamo arrivare su quella cima di scala. Ok, lei arriva fin qui. No, mi sa tanto che ho sbagliato un'altra volta, perché non è così. Mi sa tanto che dovremmo ritornare di nuovo indietro tutti e due, perché sennò altrimenti... non posso fare assolutamente niente. Allora ritira di nuovo la leva. Perfettissimo, ottimo. Oddio, cacchio, mo mi stavo quasi per buttare di sotto. Allora, se io faccio arrivare direttamente Barry da su questo lato, perché lui ora si trova sulla piattaforma, eccolo qui. E poi dopo magari lo posso mandare dall'altro lato. Vedo che lì ci sta in tal caso la strada. E ok, perfettissimo. Vediamo un po', riprendiamo di nuovo la scala, perché devo prendere la scala. Ok, fin qua ci siamo, passiamo. Sembra che stia per cedere, ma credo che possiamo ancora passare. Ok, perfetto, ottimo. Io posso salire di nuovo di qui, anzi non di nuovo, per forza di cosa dobbiamo salire di qua. Perché mi sa che tanto oltre possiamo anche andare. Oltre, aspetta, no. Allora, oltre possiamo passare. Però ci possiamo semplicemente fermare qui. Sì, a quanto pare mi sa di sì. Mi sa che ci possiamo fermare semplicemente qui, però... andando avanti, andando avanti... mi sa tanto che uno deve scendere sotto. Allora, facciamo così. Mettiamo Barry sulla piattaforma qui. Mentre Natalia invece può... ah no, aspetta, 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 aspetta. Perché mi sa tanto che forse ho capito. Sì, infatti, perché siamo arrivati dall'altro lato della... della stazione, o no? Ah no, siamo ritornati indietro, è vero, siamo ritornati indietro. E... maronne santa, ma perché è così complicata? Perché è così complicata? Sì, ragazzi, perché non sto capendo più assolutamente niente come cavolo è che devo fare, perché è mezz'ora che mi sto scervellando qui. Perché questa qui in tal caso deve arrivare, se non vado errato, verso la numero...
Allora, se lui Barry resta là sopra, lei arriva direttamente qui. E ok. Mentre io... Ah, ok, perfetto, ottimo. Devo arrivare da qui a lì. Ok, perfetto, ora ho capito, ora ho capito. Allora, scendiamo direttamente di qui. Dai, Barry, forza, scendi. Ok, mentre invece se io vado di qui, noi dobbiamo arrivare poi dopo alla fine là. Che però abbiamo fatto tutto sto giochino, giochetto, per che cosa? Per... Ok, però mi sa tanto che ci doveva essere anche Natalia sopra. Aspettate un attimo perché non sto ancora capendo niente. No, mannaggia la miseria, l'ho tirato. Eh sì ragazzi, purtroppo è un pochettino un po' difficile da capire. E quindi adesso che cos'è che mi tocca fare? Mi ritocca fare di nuovo che... Dunque allora aspettate, se io magari questo piccolo questa piccola cosa la faccio con Natalia, vediamo un po' se magari riesce ad arrivarmi all'altro lato. E io magari salgo direttamente qui con Barry e tiro la leva, vediamo un po' dov'è che arriva. Ok, ottimo, mi arriva direttamente qui. Perfetto. Ora, di qui io devo farlo passare dall'altro lato. Oh, cavolo ragazzi, sono 30 minuti che sto in video. Ok, però deve passarmi invece da qui. Ok, perfettissimo, ottimo. Eh sì, vabbè, però dove cavolo è che stiamo? No. Ci siamo quasi, tesoro. Ce la fai? Ci provo. Ok, allora... Mi sa tanto che... Ah, ok, dovevo farlo con la piattaforma. Dovevo farlo con la piattaforma. Allora, se io rispedisco di nuovo Barry dall'altro lato, perché mi deve arrivare in tal caso qui, poi lo devo attirare, cioè attirare, devo farlo passare direttamente di qui. Ok. Se facciamo salire o Barry, no, facciamo così, facciamo salire direttamente Barry sulla piattaforma, ovvero sull'altro lato, perché lui deve arrivarmi là sotto lì dove è quella scala. Allora lo mettiamo direttamente qui sopra, perché anzi no, aspetta, perché non è che lui può passare. No, non può passare. Allora facciamo così, rispediamolo di nuovo dall'altro lato e ok. Mentre invece questa qui... Oh no! Barry? Ci sei? Ok, perfetto.
Mentre invece noi facciamo passare l'altra piattaforma da su questo lato, perché Barry si trova sopra e deve arrivare a questa scala per poterla far scendere, giusto? Mi sembra la cosa esatta. Sì, in effetti. Ok, però per poter prendere in tal caso questo, io magari posso riuscire a scendere di qua, perché lì vedo in tal caso il cadavere. Forse magari ci potrebbe dare anche delle indicazioni per poter proseguire con la trama. Vediamo un attimino se io passo direttamente qui a Natalia, perché io vedo che in tal caso io posso... Ok, poi da qui la posso far passare direttamente da qui. Ok, perfettissimo, ottimo. E oddio, no. Il tap 194 è... Sì, perché comunque sì, era anche una cosa che potevo fare con Barry. Ultime parole dell'addetto alle chiuse. Scritto in rosso, il virus ha superato le misure di contenimento dell'impianto. Gli uomini stanno impazzendo e le donne soffrono orribilmente prima di morire. A dire il vero, non so cosa sia peggio. Gli individui impazziti diventano aggressivi e attaccano senza venire provocati. Sono sopravvissuto perché ho iniziato a sparare a vista e mi sono nascosto. Ma questi uomini erano miei amici una volta. Divertente tra tutti i posti in cui sarei potuto finire. Sono finito qui ancora. Ho lavorato a fianco di questa gru negli ultimi 30 anni. Questo posto è la mia vita. Credo sia più una casa per me. Più di quella vera. Sono sempre stato uno stacanovista. E la mia famiglia ne ha pagato le conseguenze. Non sono mai stato con loro abbastanza. Beh, questo posto è il mio unico baluardo. Ho ancora qualche munizione, ma nessun posto dove andare. Se c'è qualcosa dopo la morte, spero che la mia famiglia mi darà una seconda occasione. Povero tizio, povero tizio. Allora, vediamo un attimino. Noi ci abbiamo l'inventario. Cavolo, però, aspetta. No, niente ragazzi, mi sa tanto che non posso prendere questa cavolo di roba, ovvero il fucile. E a quanto pare mi sa tanto che lo posso fare con Barry. Però aspettate, perché ora mi sembra che allora aspettate, facciamo così. Vediamo un attimino se magari Barry c'ha un pochettino di spazio nell'inventario. No, a quanto pare no. E allora aspettate, facciamo così. Passa. Ok, allora io mi metto qui sulla piattaforma mentre dobbiamo fare la stessa identica cosa, perché voglio recuperare il fucile. Ok, perfetto, abbiamo recuperato il fucile, il tap 194, e recuperiamo anche quest'altra roba che avevo la... No, aspetta, non voglio lasciare il mitrozzo però. Maledizione. No, mi lascia il mitrozzo per il fucile. No, allora no, arrivato a questo punto no. Arrivato a questo punto mi sa proprio che no, lasciate stare, va. Forse magari è meglio. Sì, perché in tal caso è meglio il mitrozzo che non il fucile a pompa, perché comunque sia, voglio dire, no, il mitra fa sempre molti più danni rispetto al fucile da
il fucile a pompa, però in quanto potenziato certamente che riusciamo a fare qualche cosa. Ok, finalmente ora ci seguiamo a vicenda. Possiamo arrivare sia da un lato che anche dall'altro. Però lì vedo una... Sei morto? Sì, lui è morto, perfetto. Oddio. Scusi. Scusi, lei è ancora con questo cavolo di cappellino. Mi ruba i cappellini degli altri. Ok, abbiamo recuperato delle altre cose, ottimo. Allora, ricarichiamo qui, passiamo qua dentro e vediamo un attimino che cos'è che abbiamo qui. Se magari abbiamo qualche cosa di interessante. No, a quanto pare no. Abbiamo semplicemente una serranda da aprire per potercene eventualmente andare via di qua. Ok, dov'è che ci troviamo tra l'altro non lo so. Siamo all'esterno di cosa? Aspettate perché qua... Questo deve essere l'accesso alla miniera. Nei livelli inferiori, eh sì, certo, guarda Ciccios. Credo che la troveremo lì. Ti sta tornando la memoria. È difficile da descrivere. Non ricordo questo posto, ma mi sembra di esserci stata. Beh, niente paura. Serve tempo per queste cose. Non sforzarti troppo. Eh sì, infatti. Sei mesi a rincorrere frammenti. Non mi fermerò prima di avere tutte le risposte. Allora, vediamo un po'. C'è anche un'entrata qui, però vedo delle scale che vanno là sopra. Munizioni per la Magnum, perfetto, ottimo. Due. Ma che cavolo però, dai, ma non ci credo mai nella vita però, su. Allora, di qua è chiuso, perfetto. Scelta sbagliata. Eh sì, una scelta veramente tanto tanto sbagliata. Non vedo più casse, almeno credo. Sì, infatti non vedo più casse. Allora, arrivato a questo punto, mi sa tanto che possiamo proseguire e andare di qua. Perché in tal caso vedo... una lucina là sotto. E delle scale che ci portano qui. Enigmi. Sì, per l'esattezza, enigmi. Ok dai ragazzi, allora io direi quasi quasi di completare qui questo nuovo appuntamento della serie di Resident Evil Revelations 2. Mi raccomando, fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di che cosa ne pensate. Mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, condividete questo video per poter aiutare serie e canale a crescere. E noi ci si becca molto presto in un nuovo video. Un saluto a tutti da G90Gamer. Ciao!